Marco Regge, è stato nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale La Formica fino al mese scorso. Marco, hai lasciato il posto a nuovi lavoratori che sono entrati al posto tuo, raccontaci che tipo di esperienza hai fatto in questi anni. Dunque, inizialmente avevo le mie paure perché non mi sentivo all'altezza di questo ruolo, ma man mano invece vedo che mi è servito perché ho capito molto di più le difficoltà che hanno anche i nostri responsabili di sopra, presidente, vicepresidente, direttore, vice direttore. Io penso che questa cosa mi sia servita per capire anche quando ci lamentiamo magari delle cose sotto, vediamo le cose che non vanno e magari non riusciamo a capire bene Le dinamiche che ci sono Le dietro, loro certo. dinamiche, esatto, le loro proposte, adesso forse riesco a capirle meglio e questa cosa riesco a trasmetterla, il mio ruolo penso che sia quello di trasmetterla ai lavoratori, di prendere molto più serenamente, insomma. E come hai vissuto anche i percorsi di partecipazione, di democrazia partecipativa che ad esempio avete strutturato nelle preassemblee delle assemblee? Quelli sono percorsi che ti sono serviti, insomma, a crescere nell'ambito della cooperativa? Sì, io vedo specialmente nelle ultime assemblee, le preassemblee sono state vissute maggiormente. Questo perché c'è stato un, diciamo, vogliamo chiamare contrasto tra noi lavoratori e la presidenza, dove non eravamo d'accordo su alcune cose, però vedo che comunque il presidente e il vicepresidente hanno messo subito a disposizione un'altra assemblea e questo fa vedere la democrazia che abbiamo nella cooperativa, insomma. E così facendo le spiegazioni sono venute più approfondite, si è capite molto meglio le cose e le abbiamo vissute tutte più serenamente, insomma. E quindi si vede proprio anche da parte della Presidenza che c'è appunto la voglia di venirci incontro, di vederci lavorare più serenamente. Anche l'ultima assemblea è stata un esempio di vera democrazia. In quante altre cooperative senti parlare che nelle assemblee si parla delle indennità e dei soldi? Non sono tante poi, no? Ah, io penso che altre cooperative, io vedo anche quelli che chiamiamo nostri cugini a fianco, rimangono molto stupiti quando parliamo di alcune cose delle nostre assemblee, quasi non ci credono. Io penso che sia una cosa che dovremmo essere ben orgogliosi, insomma, ed essere molto fieri di questa cooperativa e di come si sta comportando nei confronti dei lavoratori, insomma. L'ultima cosa ti chiedo, il tuo ruolo, la tua esperienza che hai fatto in questi anni. Adesso chiaramente sei ritornato solo lavoratore, però comunque ti porta dietro una responsabilità comunque nei confronti anche dei tuoi colleghi. Ah, sicuramente, anche se non ho più, se non sono più nel CDA, quindi ho questa nomina, comunque me la sento sempre dentro, mi sento sempre comunque di dover fare qualcosa in più, di farmi vedere che faccio qualcosa in più, insomma, che sono più responsabile rispetto ad altri lavoratori. Quindi questa è un'esperienza che mi porta dietro, anche se magari a volte con difficoltà, perché appunto devo sempre richiedermi di più, però mi è servito, insomma. Quindi non vuol dire essere nel CDA o non esserlo, l'importante è sentirselo dentro, insomma. Perfetto, grazie Marco.